Oggi prepariamo dei peperoni al forno ripieni con del tonno e mozzarella. Vediamo subito gli ingredienti. Allora, abbiamo i peperoni non molto grandi perché vanno divisi in due. Poi abbiamo del pane raffermo ammollato, quindi dobbiamo aspettare che si spugni un pochino e poi lo sgraniamo in questo modo, quindi deve essere abbastanza poi strizzato. Poi abbiamo del tonno, un uovo, formaggio grattugiato, pane grattugiato, mozzarella, sale, uno spicchio d'aglio, olio d'oliva e un po' di pepe nero. Adesso vediamo la sequenza di come inserirli nella ciotola per preparare l'impasto per poi riempire i peperoni. Allora, per prima cosa abbiamo i due peperoni, togliamo il torso, la parte di sopra, e li andiamo a dividere in due. Quindi facciamo questa operazione qua. Facciamo uno. Infatti vedete che non sono molto grandi perché naturalmente dobbiamo riempirli. Ok, andiamo a dividerli in due. In questo modo. E facciamo questa operazione. Abbiamo la teglia con la carta forno, andiamo a oliare la base dove dobbiamo poggiare i peperoni, li appoggiamo sulla teglia così e poi li andiamo a riempire. Mettiamo da parte un attimo, prendiamo la ciotola. Allora, come procediamo? Primo ingrediente, mettiamo il pane sbriciolato, il pane raffermo, ammollato, strizzato bene, e lo andiamo a mettere là. Questi qua sono all'incirca 350 grammi di pane. Siamo nella ciotola e andiamo ad unire gli altri ingredienti. Mettiamo il tonno, all'incirca 200 grammi, poi mettiamo il formaggio, poi mettiamo l'uovo, sale, non esageriamo perché abbiamo già il tonno, poi mettiamo una spolveratina di pepe nero. Poi abbiamo la mozzarella che la tagliamo a cubetti. Andiamo a inserirla all'interno. Non molto piccola perché così si ritrova all'interno del peperone. Ok. E poi abbiamo uno spicchio d'aglio che andiamo a non metterlo tutto, ne mettiamo una metà, togliamo la parte interna che è quella che più lo tritiamo il più possibile. Così non dà fastidio a chi
Ok, una volta che abbiamo tutti gli ingredienti all'interno della ciotola, possiamo iniziare a miscelare il tutto fino ad ottenere un impasto. Non deve essere proprio un impasto vero e proprio, perché poi dal formaggio, la mozzarella e l'uovo stesso misceliamo tutto bene. Aggiungiamo un goccio d'olio, vediamo se l'oliera ci grazia. Ok, è partito. Facciamo così. Allora, siccome il peperone naturalmente anche all'interno dove andiamo a mettere il composto deve cuocersi, noi prima di inserire il ripieno andiamo a ungere di olio all'interno del peperone e li riempiamo man mano. Adesso vi faccio vedere uno per uno come li andiamo a riempire. Allora, passiamo un attimo con la forchetta in modo che andiamo a rompere un pochino di più il pane, anche se era abbastanza sbriciolato, però se c'è qualche pezzettino che era rimasto più grande, ok, possiamo andare a riempirlo. Allora, prendiamo la metà del peperone, mettiamo un goccio d'olio e poi andiamo a prendere il composto e andiamo a riempire il peperone. Andiamo a riempire bene gli spazi. Naturalmente io lo faccio con questo tipo di peperone, però anche altri tipi, quelli più piccoli, il topepo per esempio, che è rosso verde, anche quello possiamo tagliarlo nell'altro verso e possiamo anche quel tipo là riempirlo. Ecco qua, adesso vediamo poi come li finiamo. Prendiamo l'altro, sempre andiamo con un goccio d'olio e andiamo a prendere un altro po' di impasto. Mettiamo bene il peperone assicurandoci che non restano degli spazi vuoti. Anche le zucchine, giusto per darvi un'altra idea e un'altra variante. Se anziché il peperone gradiamo di più la zucchina, possiamo anche fare le zucchine ripiene con quella, proprio c'è una variante che in caso qualche altra volta la facciamo, perché all'interno della zucchina possiamo utilizzarlo poi per l'impasto. Qua abbiamo riempito la terza metà e adesso andiamo a fare l'ultima. Adesso l'impasto è un pochino più abbondante, però diciamo che un'altra metà lo riempivamo in caso poi noi fuori dall'inquadratura lo prepariamo un'altra metà e lo riempiamo. Adesso abbiamo preparato questi e finiamo di fare questi qua.
Ok, abbiamo riempito le tre metà che vanno infornate. Adesso per infornarle cosa facciamo? Allora andiamo a spolverarle di sopra con del pane grattugiato, così viene bene poi la doratura e la gratinatura alla fine. Mettiamo nel pane grattugiato, non nell'impasto ma sopra il peperone, e ancora dell'olio. Allora inforniamo in forno preriscaldato, 180 gradi per 40 minuti circa. Ci vediamo dopo la cottura. Allora, eccoci dopo i 40 minuti di forno. Si vede, guardate che bella crosticina che c'hanno sopra. La cottura, a vederli così, mi sembra ottimale. Adesso andiamo a impiattarli. Impiattiamo subito. Spostiamo un attimo la teglia. Un piatto di portata e andiamo a sistemarli. Per favore, di camera. Avete notato che ci sono un paio di peperoni che abbiamo aggiunto, perché sono questi qua rossi. Mettiamo l'olio. Vediamo come sono all'interno, quindi vi faccio vedere come sono all'interno. La mozzarella che pela. Ovviamente non ho voglia di ustionarmi, però assaggiamo. Non vi dico niente. Alla prossima!